Ecco, buonasera a tutti. Ringrazio il dottor Nazareno Tirino e il dottor Cesar Crisosto, che sono i due relatori, e questa sera ci parleranno delle reti sociali o social network nella politica nazionale e internazionale. Ricordo che Nazareno Tirino è dottore in scienze politiche all'Università di Pisa, analista di relazioni internazionali e strategia contemporanea. Si è occupato soprattutto del rapporto tra istituzioni e relazioni internazionali ed è autore del testo Cambridge Analytica, Il potere segreto, la gestione del consenso e la fine della propaganda, un testo che risale a 3 anni fa, 2019. Per quanto riguarda il dottor Crisosto, è nato in Cile, è dottore in scienze politiche dell'Università di Pisa. È membro del comitato editoriale della rivista scientifica dell'Abs Quarterly, fa parte del Media Lab Big Data in Social and Political Research dell'Università di Pisa, è responsabile della comunicazione digitale del Dipartimento di Scienze Politiche della stessa università. Ecco, a conclusione degli interventi sarà possibile porre dei quesiti che sicuramente saranno suscitati dalle relazioni presentate in questa sede. Il tema è certamente di grande interesse per le vicende note degli ultimi anni e quindi e anche per il destino della comunicazione tra gli esseri umani, perché chiaramente le relazioni tra gli esseri umani sono fondamentali e tra queste la comunicazione occupa una, diciamo, svolge un ruolo fondamentale. E allora diamo la parola al dottor Tirino. Prego. Grazie, professor Tugnoli, e tenterò appunto la condivisione dello schermo per iniziare questa breve presentazione. E per quanto riguarda appunto la giornata di oggi, la mia sarà, diciamo, una sorta di sessione introduttiva per dare appunto la possibilità di comprendere, diciamo, come i social network entrano nella politica nazionale ed internazionale. A seguito del mio intervento parlerà il dottor Crisosto, ma prima di iniziare mi permetta di ringraziare appunto l'Associazione Culturale Lo Smini, lei professor Tugnoli e la dottoressa Maria Menghini per il coordinamento dell'intervento in data odierna. Inizio appunto io trattando nella breve agenda che dovrebbe durare una mezz'oretta circa della comunicazione nelle relazioni internazionali, per poi affrontare rispettivamente due grandi casi comunicativi che hanno avuto un forte risvolto sulle relazioni internazionali, ovvero il caso di Twitter. E a seguire il caso di Facebook, magari con un accenno appunto anche a quanto ho avuto modo di approfondire nel libro di testo. E poi infine appunto ci sarà la discussione comune che sarà a seguire dell'intervento del dottor Crisosto. Iniziando appunto dalla comunicazione nelle relazioni internazionali, occorre dire che ovviamente le relazioni internazionali sono sorte a fronte di un ruolo fondamentale dello Stato nazionale e pertanto le diverse teorie delle relazioni internazionali che si sono sviluppate soprattutto nel secolo scorso, vedendo rispettivamente ad esempio, forme di realismo classico a interpretare il rapporto tra i diversi paesi, o pure altre scuole che sono state considerate di matrice maggiormente istituzionalista e neoliberale, o visioni più marxiste delle relazioni internazionali alle forme più moderne di politica estera, hanno comunque sempre implicato una certa considerazione nella comunicazione.
In particolare, la comunicazione è stata vista dalle diverse teorie delle relazioni internazionali rispetto a quattro elementi fondamentali. I primi due elementi fondamentali sono elementi che potremmo considerare di centralità del ruolo comunicativo dello Stato, ovvero la comunicazione è stata inserita nelle diverse teorie delle relazioni internazionali, considerando sempre comunque lo Stato nazionale al centro e considerando quindi una comunicazione esterna dallo Stato verso l'esterno, quindi verso altri paesi, altri stati nazionali, e una comunicazione interna. Al contempo si avevano altri due elementi di caratterizzazione, ovvero la possibilità di avere una comunicazione in termini spaziali orizzontale tra gli stati all'interno delle dinamiche globali, quindi tra attori posti allo stesso livello gerarchico, e al contempo una comunicazione verticale a lungo unidirezionale, cosiddetta top-bottom, dagli stati verso i singoli cittadini e primariamente verso i propri cittadini all'interno del paese. In effetti, diciamo che progressivamente i canali di comunicazione più classica degli stati all'interno delle dinamiche internazionali, e pensiamo ad esempio a quello che era il ruolo della diplomazia classicamente intesa, hanno visto iniziare a operare anche altri attori non necessariamente, non tipicamente statali, quindi soprattutto con le diffusioni dei mezzi di comunicazione diffusa tra il pubblico che hanno reso la comunicazione anche a disposizione di altri attori che non fossero controllati pienamente dagli organismi statali. Al contempo, tuttavia, per quanto riguarda la visione più classica all'interno delle teorie delle relazioni internazionali, la comunicazione istituzionale ha sempre mantenuto un ruolo fondamentale, soprattutto in alcuni periodi delle relazioni tra i paesi. Questi periodi delle relazioni tra i paesi, ad esempio, sono quelli che vengono ripresi dal testo di Thomas Schelling, che è stato poi Nobel per l'economia nel testo Arms and Influence del 1966, ovvero caratterizzando l'importanza della comunicazione soprattutto nelle fasi delle grandi crisi internazionali legate alla possibilità di utilizzo dell'armamento atomico nel secolo scorso, quindi in uno scenario tipicamente bipolare. Oggigiorno, tuttavia, il grande rapporto che va a instaurarsi rispetto alle comunicazioni, alla comunicazione e alle possibilità di comunicazione nello scenario internazionale, è un rapporto che principalmente vede due elementi incontrarsi, a volte scontrarsi, ovvero la sovranità, ancora classicamente intesa dallo Stato nazionale, e le nuove tecnologie, sovente a disposizione di attori che arrivano ad avere sempre maggiore influenza nell'ambiente internazionale e quindi creare appunto nuove forme di multipolarità e al contempo hanno una proprietà di nuove tecnologie talvolta superiore a quello che gli attori statali hanno nel proprio controllo. E un esempio classico di quello che la comunicazione sta esprimendo per le relazioni internazionali viene data ad esempio dall'importanza della comunicazione moderna intesa come fattore di apertura di uno Stato nello scenario internazionale, ovvero uno Stato comunica utilizzando un codice condiviso con altri Stati e viene in tal modo, diciamo, ad aperture maggiore all'interno dello scenario globale. Questo ha delle ricadute in termini di analisi delle relazioni internazionali, per esempio su un concetto che è fondamentale sia per la sovranità dello Stato stesso, ma anche ad esempio per il mondo economico che guarda come questo Stato si muove sullo scenario globale. Ovvero diciamo che la comunicazione arriva a interagire con il livello di apertura che una nazione ha
rispetto ad altre nazioni. Questo è un grafico preso dal testo di Jan Bremmer, The J-Curve, A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall. E quindi di conseguenza notiamo come vi possono essere dei livelli di apertura internazionali che hanno dei diversi livelli di stabilità connessa sullo scenario. Quindi ci verrebbe da domandare appunto come questi nuovi social network che non ricadono nel dominio classico della sovranità e danno la possibilità di sperimentare anche nuove forme di comunicazione, arrivino a far ripensare il ruolo dello Stato nazionale all'interno delle relazioni internazionali. Poiché se da un certo punto di vista abbiamo parlato di una multipolarità in cui si ha lo Stato classicamente inteso, nuove compagnie che comunicano all'interno di questo enorme spazio delle relazioni internazionali, al contempo questi mezzi di comunicazione hanno la peculiarità di portare anche il cittadino stesso o il consumatore, in alcuni casi queste sono due visioni, diciamo, delle teorie delle relazioni internazionali molto distanti, all'interno del dibattito internazionale, quindi ad avere una partecipazione più attiva nel dibattito nello scenario globale. L'uomo quindi arriva a comunicare non più solamente secondo la linea verticale, quindi a ricevere un input dall'alto, ma arriva a comunicare internazionalmente grazie a questi nuovi sistemi di comunicazione, e viene posto al centro di un nuovo scenario, e al centro di questo scenario in realtà avviene qualcosa che uno studioso, propriamente in questo caso uno studioso italiano, aveva intuito già molti anni fa. In effetti, con un percorso di riflessione che dal 1967 era iniziato con Appunti per una semiologia delle comunicazioni visive, uno studioso italiano che molti probabilmente ricorderanno, ovvero Umberto Eco, aveva già intuito come la battaglia per la sopravvivenza dell'uomo, come essere responsabile nell'era della comunicazione, non la si vince là dove la comunicazione parte, ma là dove la comunicazione arriva. E da questo punto di vista, diciamo, i social network hanno avverato questa frase dello studioso italiano, in quanto è propriamente dove la comunicazione arriva, nelle case, ma soprattutto oggi nelle tasche di ciascuno di noi, tra le mani di ciascuno di noi, quando utilizziamo gli smartphone o il cellulare, il tablet, piuttosto che computer, ecco, lì è dove si gioca la maggior battaglia, giocherà probabilmente la maggior battaglia per la sopravvivenza dell'uomo nell'era della comunicazione futura. E per vedere appunto come questa comunicazione arriva sul target, direbbero i tecnici, e andiamo appunto a vedere due grossi sistemi comunicazione sociale che hanno rappresentato dei passi in avanti, potremmo dire, nel sistema di comunicazione delle relazioni internazionali. Il primo dei due è Twitter, un sistema di comunicazione definito da alcuni di social publishing, e occorre premettere che per quanto riguarda quelli che comunemente noi chiamiamo social network, anche tra gli studiosi la definizione per l'inquadramento in una fattispecie piuttosto che in un'altra non sono sempre univoche, ovvero vi sono dei sistemi di social network che hanno maggiore attitudine a delle forme di comunicazione rispetto ad altre, e dopo appunto sarà il relatore dopo di me a darvi un esempio appunto soprattutto sulla comunicazione visuale e visiva, mentre vi sono altri sistemi di comunicazione che ad esempio hanno la tendenza alla pubblicazione di alcune notizie. Twitter nasce nel 2006 con propositi molto diversi da quelli a cui poi si arriverà nell'evoluzione dell'utilizzo del sistema. Saranno gli stessi appartenenti al team anche nella scelta del nome, nella scelta dell'elemento del tweet, del cinguettio, ad interpretarlo in termini diversi. Infatti Jack Dorsey arriverà a dire che aveva pensato a una comunicazione
immediata, un cinguettio veloce, senza una grossa fase di riflessione. Qualcun altro nel suo team in realtà aveva immaginato che fossero cinguettii non troppo importanti nel contenuto comunicativo, ma più intesi a creare il rumore di fondo. E nasce con propositi diversi da parte del team, ma già in 8 mesi arriva a 20.000 utenti. Nel 2008, per dare un'idea, si ha 1,5 milioni di utenti e 30.000 tweet al giorno. E nel 2009, come riporta appunto Jessica Vascellaro in un articolo del Wall Street Journal del 26 maggio di quell'anno, si arriva a 30 milioni di utenti con 300.000 tweet al giorno. E la caratterizzazione di questo sistema è soprattutto la comunicazione testuale, inizialmente, con una limitazione nel numero di caratteri, i famosi 140 caratteri iniziali, per dire qualcosa riguardo a un argomento spesso identificato da quello che viene chiamato un hashtag, e soprattutto nel 2009, con questa esplosione del numero di utenti, una parte della politica nazionale e internazionale, ma non solo, inizia ad avvicinarsi all'utilizzo di questo social network. E nel 2009, appunto, Donald Trump apre il proprio account su Twitter, e per avere nello stesso anno il primo tweet, e gli analisti iniziano a vedere Twitter da quel momento in poi come un sistema definito di gladiatorial space, ovvero un sistema all'interno del quale il dibattito tende a polarizzarsi, e soprattutto vengono creati una sorta di cosiddetti power user, ovvero utenti più potenti rispetto ad altri, che sono in grado di infiammare e polarizzare ulteriormente il dibattito politico. Al contempo, Twitter inizia ad avere un'evoluzione come strumento di informazione. Nel 2016 Jack Dorsey, ovvero il CEO di Twitter, avviene a definire Twitter come People's News Network. Con Twitter si afferma la tendenza che viene definita appunto nella comunicazione la tendenza dei news snaker, ovvero di informazioni riguardanti l'attualità da diffondere e studiare brevemente durante la giornata, orari diversi da quelli della comunicazione più tradizionale, e dando la possibilità a ciascun cittadino di, potremmo dire, improvvisarsi quale giornalista presente in un luogo per rilanciare una notizia. Jack Dorsey parla appunto di questa potenzialità di People's News Network, e questa cosa viene attenzionata immediatamente dagli studiosi di relazioni internazionali, poiché l'ambiente internazionale, tradizionalmente inteso fin dal Novecento, è un ambiente che viene definito anarchico per l'assenza appunto di una sorta di superpotenza, anche nei casi di bipolarismo internazionale, come è stato il periodo della Guerra Fredda, o dei cosiddetti periodi di unipolarità con una grossa importanza del ruolo svolto dagli Stati Uniti d'America rispetto all'ambiente internazionale, e di conseguenza in un ambiente internazionale anarchico iniziano a diffondersi delle informazioni che sono del tutto al di fuori del controllo dei soggetti tipicamente interessati dalle relazioni internazionali. Al contempo, tuttavia, la diffusione del potenziale del numero degli utenti, quindi del potenziale di comunicazione politica, fa sì che Twitter inizi a diventare anche uno strumento di promozione, ovvero in realtà diventa largamente uno strumento di autopromozione, potremmo dire. Immaginate che il leaders Modi indiano arriva ad avere 40 milioni di follower, e in realtà in quel momento alcuni studiosi iniziano a vedere una sorta di linea di tendenza, una sorta di linea di tendenza nell'utilizzo dello strumento col quale, nell'analisi tipica delle reti sociali,
la centralità dei diversi soggetti appartenenti a questa rete di comunicazione viene potenziata grazie soprattutto a quella che è definita la centralità di vicinanza, ovvero alla riduzione della distanza tra i diversi nodi nella rete sociale e quindi alla riduzione del numero di passi che bisogna compiere in una rete sociale da un individuo per raggiungere un altro individuo target e quindi per arrivare poi a tutti gli altri. E quindi in realtà da mezzo di democratizzazione e mezzo di rimozione delle fasi di intermediari del giornalismo più classico, arriva a diventare anche uno strumento di promozione inteso come cassa di amplificazione dei grandi leader, e quindi mezzo di comunicazione di questi grandi leader, e ritorna a una forma quindi di mezzo di comunicazione diretta tra i grandi leader di Stato, quindi qualcosa di molto più vicino alla comunicazione tipicamente intesa delle relazioni internazionali. Nelle linee di tendenza dei tweet che vengono presentati vengono fatte una serie di analisi e si nota come questo ampliamento enorme della base di utilizzo del social network venga ritrovato, ad esempio, nelle dinamiche di alcune proteste globali. Zeynep Tufekci, che è un sociologo che ha scritto un testo molto interessante che si chiama Twitter and Tear Gas, The Power and Fragility of Network Protest, nel 2017, arriva a ricomprendere appunto l'utilizzo di Twitter quale strumento di comunicazione come una sorta di comunicazione ottimizzata per i movimenti di protesta, ovvero arriva ad analizzare come questo strumento in cui i grandi leader tornano a comunicare tra di loro utilizzando il numero di follower possa permettere anche ai follower sottostanti di continuare comunque a scambiare informazione tra di loro. E viene definita appunto da un altro studioso, da Manuel Kasser, come la comunicazione del futuro che è stata già utilizzata dalle rivoluzioni del presente. Da questo punto di vista, la peculiarità di Twitter risulta quindi una prima forma di spostamento nel rapporto delle relazioni internazionali, grazie allo strumento della comunicazione, da quella parte di potere tipicamente legato alla sovranità, che è stato definito dall'intuizione di Joseph Nye soft power, ovvero contrapponendolo all'hard power, ovvero al potere solido tipico delle nazioni, con l'utilizzo degli strumenti della diplomazia, delle armi e dell'economia internazionale. Quindi uno strumento più delicato, più soffice, però comunque altrettanto efficace, che è estremamente rilevante nelle relazioni internazionali e grazie a sistemi di comunicazione come Twitter può essere spostato parzialmente verso attori che prima non avrebbero partecipato all'utilizzo di questo strumento particolare. Twitter però rappresenta una delle peculiarità. Oggi, come detto, ne presenteremo solo due dei social network che mi sembravano più rilevanti per motivi di tempo, e il secondo di cui andremo a parlare è appunto il caso di Facebook. Il caso di Facebook è stato a lungo il social network più diffuso anche nel nostro paese, all'interno dei paesi dell'Unione Europea, e è nato come una piattaforma nel 2004, una tra le definizioni, ho scelto questa, una tecnologia interattiva per lo scambio di dati e informazioni in una rete di collegamenti, quindi una piattaforma con fini molto distanti nell'idea del proprio creatore rispetto a un sistema idoneo alla comunicazione politica. Ovvero, inizialmente, diciamo che Facebook viene fondato con l'idea di creare una sorta di diario proprio da parte di ciascuno utente, anche se poi progressivamente notiamo come si abbia una forma di adattamento alla comunicazione politica. Quindi se da un certo punto di vista si ha un adattamento della comunicazione politica alla presenza di queste nuove forme di comunicazione, nel caso di Facebook si notano con alcune
con alcune trasformazioni della piattaforma digitale, un adattamento progressivo alla comunicazione politica. Il 2006 è appunto il primo anno in cui il team di Facebook crea un profilo per ciascun candidato presidenziale alle elezioni degli Stati Uniti, e ciò nonostante notiamo come alcuni dei candidati decidano quasi di non utilizzare il sistema di comunicazione. In realtà c'è un candidato statunitense, Barack Obama, che decide di impiegare questa opportunità, e Chris Hughes, un membro che con altri 2 milioni di volontari gestisce il sito mybarackobama.com, arriva a poter creare, grazie alla combinazione del sistema Facebook e quindi della rete di connessione creata tra amici e parenti e questo sito internet, oltre 200.000 eventi web con 35.000 gruppi, con un fundraising stimato di 30 milioni di dollari per la campagna elettorale. E ovviamente questo apre gli occhi della comunicazione politica su uno scenario completamente diverso da quello che si era immaginato fino ad allora. E solamente 2 anni dopo, nel 2008, un americano su 10 inizia ad affermare di utilizzare Facebook per seguire la politica nazionale e internazionale. Quindi al contempo si inizia a vedere come siano i cittadini stessi a comprendere che vi sia stata una trasformazione della piattaforma e iniziano a interessarsi. Iniziano a interessarsi talmente tanto che nelle midterm election del 2010 ogni candidato americano arriva ad avere una propria pagina Facebook creata dal suo team, quindi non creata dalla piattaforma in automatico, e 3/4 degli utenti americani di internet dichiarano all'interno di alcune interviste che vengono fatte di utilizzare la rete, di utilizzare i social network per seguire la politica nazionale e la politica internazionale. 2/3 dei votanti per quelle midterm election arriveranno a dichiarare di avere internet e di avere e utilizzare un social media. Questo si trova in una ricerca molto interessante del 2011 di Aaron Smith, The Internet and Campaign 2010, e su un altro studio dello stesso studioso, Why Americans Use Social Media nel 2011, che ci dà l'idea di come in realtà i cittadini avessero inteso, probabilmente anche prima di larga parte degli studiosi e di larga parte dei tecnici della comunicazione, questa trasformazione. E quello che si vede è che si ha un aumento progressivo degli utenti a livello internazionale e si arriva ad avere una diffusione globale enorme. Una diffusione globale enorme. E poiché si capisce che soprattutto Facebook funziona benissimo per i candidati estremamente empatici e polarizzanti. E quindi si denota come sul sistema di comunicazione, un sistema di comunicazione in cui la politica inizialmente viene intesa quale meno interessante della propria vita personale da voler condividere con post più o meno intimi rispetto alla vita sociale con amici e parenti, in realtà per quei candidati che hanno una capacità di essere maggiormente empatici rispetto agli altri utenti, si avvia una potenzialità di utilizzo e una diffusione globale enorme. In India nel 2011 si hanno 45 milioni di utenti di Facebook e nel 2014 sono saliti a 112 milioni di utenti totali. Il Brasile passa da 28 milioni nel 2011 a 72 nel 2014. L'Indonesia arriva nel 2014 a 71 milioni di utenti internet, di cui 65 milioni utilizzano un account Facebook. Quindi, diciamo, fino ad allora l'interesse dell'azienda è un interesse ad adattare la piattaforma progressivamente alla politica senza snaturarla completamente. Tant'è che al G8 del 2011 Zuckerberg dichiarerà che in realtà la comunicazione non fosse solo una questione di Facebook, ma una questione più genericamente intesa nei social media. Questo è legato appunto alla storia della compagnia di quegli anni, particolarmente focalizzata all'acquisto di un altro social network che sarebbe stato Instagram.
con questo progressivo aumento degli utenti a livello internazionale, arriviamo a comprendere come nel 2012 il sistema, nato pochi anni prima, si sia completamente trasformato. Nel 2012 le elezioni presidenziali statunitense diventano il topic più discusso tra gli utenti di Facebook. E allora inizia, diciamo, una politicizzazione più forte della piattaforma, una politicizzazione globale dell'utilizzo della piattaforma e al contempo un vero e proprio impiego elettorale di questa piattaforma. Questo perché il modello pubblicitario scelto da Facebook per la gestione di alcune campagne diventa a quel punto, da una sorta di modello definito passivo, a un nuovo modello pubblicitario che sia maggiormente attivo e che quindi sia in grado di dare valore e ritorni di valore agli investimenti per coloro che decidano di puntare su un determinato candidato. Quindi il sistema deve essere naturalmente intelligente, deve avere caratteristiche di scalabilità, deve essere globale, deve essere in grado di monetizzare l'attenzione degli utenti. Questo modello, nuovo modello attivo pubblicitario, ha tre innovazioni: è il più ampio range di criteri selezionabili presenti su tutta la rete internet, ovvero coloro che decidono di impiegare il sistema pubblicitario del social network avranno il più ampio range di criteri rispetto al target che vogliono arrivare a colpire. Al contempo ha un secondo elemento di innovazione, ovvero è una comunicazione che può avvenire rispetto agli orari in cui il sistema conosce che l'utente sia in una fase di comfort, quindi la cui difesa o propensione rispetto al messaggio da cogliere sia più o meno correlata al livello di attenzione che si vuole avere. E infine il terzo elemento, che è l'elemento più dirompente nella nuova struttura delle campagne elettorali sulla piattaforma, è la creazione di un ponte tra comunicazione virtuale e realtà. Viene creata in autunno 2012 un sistema che è chiamato Custom Audience, con cui i database aziendali, quindi database legati alla realtà del mercato commerciale e anche alla realtà, per esempio, del consenso elettorale, vengono fusi con le informazioni a disposizione della piattaforma. E quindi di conseguenza, in realtà, la comunicazione digitale su quella piattaforma può avere un ponte di comunicazione, un ponte di arrivo fortissimo rispetto poi al mercato di sbocco reale. Questo mercato di sbocco reale ovviamente ci dà l'idea dell'importanza di quello che veniva detto appunto dal professor Tugnoli nell'introduzione, ovvero dalle paure più tipiche degli strumenti di propaganda, del pensiero di Edward Bernays, di Walter Lippmann, di Paul Lazarsfeld, dei lavori di Berelson e Godet d'inizio del secolo scorso. Al contempo, nel 2014, a fronte delle prime discussioni sull'utilizzo dei dati, Katie Arbat del team di Facebook arriva a spiegare come in realtà questa potenza del nuovo impiego elettorale arrivi a riconnettere, o a tentare di riconnettere in realtà, i cittadini con chi li rappresenta. E quindi di conseguenza vediamo come dal punto di vista della comunicazione, rispetto a quello che abbiamo detto prima, per esempio per Twitter, vi sia al contempo una nuova trasformazione di quella comunicazione che avevamo inteso in termini verticali e orizzontali, ovvero una nuova forma di comunicazione bilaterale sul prospetto verticale, ovvero una comunicazione con cui il cittadino e la propria rappresentanza possano potenzialmente confrontarsi quotidianamente. L'elemento però di innovazione maggiore è che questo confronto pubblico sulla piattaforma dà la possibilità di trasformazione della politica interna in politica internazionale, poiché la discussione diventa a quel punto una discussione globale tra tutti gli utenti di quel social network. Ovviamente occorre sottolineare come vi fossero anche degli utilizzi più spinti del social network. Nascono alcuni progetti, tra cui pensiamo al Project Waterloo di Dominic Cummings, con cui l'utilizzo
della piattaforma Facebook e anche di altri social network era tesa a individuare, per esempio, 9 milioni di cittadini considerati cosiddetti persuadable per la campagna Leave del voto Brexit. E al contempo, diciamo, vi è una tendenza degli studiosi a comprendere come questa enorme diffusione globale, questa politicizzazione globale, questo impiego elettorale abbiano degli elementi di debolezza. Per esempio Joko Widodo, politico indonesiano, arriva a definire la piena conoscenza durante la campagna elettorale che i cosiddetti first time voter, ovvero le persone che tendono a votare per la prima volta in un regime democratico, fosse noto durante la gestione delle campagne elettorali che avessero un'ampia tendenza a essere altamente influenzati dai propri amici. E i propri amici si trovavano tutti sulla piattaforma Facebook. Nel 2013 il sistema arriva a evolversi ulteriormente, il sistema di potenziamento della disponibilità di utilizzo per la campagna elettorale, fino alla creazione dei cosiddetti dark post, ovvero post che potevano arrivare ad avere una sorta di presentazione fatta su misura per l'utente fino ad avere 50.000 versioni dello stesso post di comunicazione. E alcuni studiosi arrivano a individuare poi nel 2018 come all'interno dei casi delle campagne elettorali con maggior risalto nella politica internazionale, alcuni stati esteri, sto facendo riferimento per esempio allo studio di Samid Chakrabarti, Hard Question, What Effect Does Social Media Have on Democracy, del 2018, in cui alcuni stati esteri, quali per esempio la Russian Internet Research Agency, fossero stati in grado di arrivare ad avere comunicazione diretta con 10 milioni di cittadini statunitensi. Ovviamente tra i vari utilizzi vi sono stati degli utilizzi che sono stati considerati diciamo molto più borderline, e uno di questi utilizzi è appunto l'utilizzo di cui poi mi sono occupato durante la stesura del testo, in cui eventualmente torneremo anche durante la fase delle domande finali, ovvero la piena comprensione nel caso di Cambridge Analytica, che è appunto un caso di giornalismo d'inchiesta internazionale lanciato dal The Guardian, dalla New York Times, da Channel 4 News nel 2018, secondo il quale appunto la gestione delle campagne elettorali fosse fortemente influenzabile rispetto alla potenzialità di presenza delle cosiddette fake news, ovvero di informazioni diciamo non fondate, poiché si era in grado di tenere in considerazione la questione prettamente emotiva del pubblico. E sulla questione prettamente emotiva lascerò poi parlare soprattutto il dottor Crisosto dopo di me. Per quanto riguarda diciamo la mia parte di inquadramento di ciò a cui siamo arrivati nel presentarvi questi due sistemi, questi due social media all'interno dello scenario internazionale, occorre dire che al contempo l'analisi di come questi social network sia stati in grado di riformulare la comunicazione internazionale ha portato numerosi studiosi a comprendere come le stesse comunicazioni all'interno delle relazioni internazionali stiano progressivamente perdendo quegli elementi, quei quattro elementi divisi in due categorie di classicità di cui vi ho parlato all'inizio, per arrivare a un'unica forma di comunicazione fluida, ovvero un'unica forma di comunicazione in cui non sia propriamente l'elemento d'inizio, bensì l'elemento di arrivo a definire se questa comunicazione sia più propriamente orizzontale, verticale, interna o esterna rispetto allo Stato nazionale. E quindi, diciamo, a portare a compimento quell'intuizione che era stata propriamente l'intuizione di Umberto Eco. Volevo lasciare in questa slide finale due riferimenti molto interessanti su due posizioni simili ma non del tutto analoghe, ovvero il riferimento a un testo, qualora qualcuno volesse approfondire, il testo Psicopolitica, che è tradotto anche in italiano, di Byung-Chul Han nel 2014, il testo invece che è presente in inglese di Martin Moore, Democracy Hack,
del 2018, in cui vengono rese alcune analisi interessanti su le forme che oggi vengono considerate forme di dataismo digitale nell'utilizzo dei social network, ovvero di come i social network in realtà in queste forme di trasformazione con l'utilizzo dei dati che si ritrovano ad esempio nel sottotitolo del testo che ho scritto io, poiché erano appunto i tre elementi che secondo me il caso Cambridge Analytica risaltava, ovvero la presenza di un potere del tutto nascosto rispetto all'utente finale, una forma di gestione del consenso, quindi non solo più l'acquisizione, ma la gestione vera e propria del consenso con capacità di trasformazione dello stesso, ma soprattutto con forme di fine della propaganda tradizionalmente intesa. Byung-Chul Han, per esempio, in psicopolitica afferma come il dataismo digitale arrivi a essere una forma di nichilismo, di rinuncia al senso dell'utilizzo della comunicazione, ovvero l'utilizzo di questi big data nei social network tende a far sì che questi dati accumulati siano dati tipicamente additivi e non narrativi, e mentre quindi il senso genericamente inteso nella comunicazione si forma sulle forme di narrazione, in realtà l'assenza di queste forme di narrazione che avviene tra i paesi, ma avviene anche tra le persone nella comunicazione digitale quando è troppo ristretto, troppo contenuta, vengono riempiti questi vuoti appunto da questi dati. Mentre Martin Moore in Democracy Act invece dà uno spettro completo di quello che sono i potenziali rischi per la gestione democratica dei singoli paesi negli aspetti nazionali e negli aspetti internazionali e nelle relazioni con gli altri paesi. Io vi ringrazio e termino la presentazione cedendo vi lascio i miei contatti che comunque saranno a disposizione anche successivamente e cedo la parola al dottor Crisosto. Prego. Un secondo. Ok, buonasera a tutte e tutti. In primo luogo vorrei ringraziare l'Associazione Culturale Antonio Rosmini per aver organizzato questa interessantissima attività e vorrei anche ringraziare il mio collega Nazareno Tirino della sua interessante presentazione anche dal punto di vista internazionale. Nella mia presentazione vi parlerò innanzitutto di comunicazione politica nell'era digitale e soprattutto di come gli attori politici, in particolare i leader dei partiti politici, utilizzano questi social media, soprattutto qua in Italia. La mia presentazione è divisa in quattro parti. Una prima parte, che è un piccolo quadro teorico che ho ritenuto importante per iniziare, e poi vi presenterò una ricerca che ho fatto durante il mio dottorato. E vi parlerò dei risultati e infine finirò con le conclusioni. In questa prima parte della mia presentazione vi parlerò innanzitutto di alcuni elementi che considero fondamentali per capire come funziona la comunicazione degli attori politici e soprattutto come siamo arrivati alla comunicazione politica di oggi. Negli ultimi decenni la comunicazione politica è stata influenzata da diverse trasformazioni nelle nostre società. Da un lato abbiamo le trasformazioni che fanno parte dell'era post-democratica, in cui le strutture e le gerarchie tradizionali della società, come i partiti politici di massa e l'istituzione sociale, stavano perdendo il loro ruolo di agenzia di informazione e di socializzazione, e in cui i cittadini stavano diventando sempre più disaffezionati di tutti gli argomenti che avevano a che fare con la politica. Un'era in cui si iniziava a intravedere una maggiore attenzione ai valori individualistici rispetto a quelli collettivi, dove le ideologie e i valori politici, che una volta rappresentavano il modernismo, sono stati lentamente sostituiti dall'ascesa di una cultura più egocentrica, focalizzata sullo stile di vita e sulla identity politics o la politica dell'identità. Dall'altro lato,
abbiamo le trasformazioni che caratterizzano la terza età della comunicazione politica, segnata soprattutto dalla diffusione dei mass media, dai notiziari e dalla TV via cavo, dando inizio a un periodo di guerra tra i media per l'audience. Infatti, prima di internet e dell'attuale ecosistema ibrido, i media che formavano il sistema di comunicazione di massa, come la stampa, il cinema, la radio e la televisione, hanno giocato un ruolo sempre più importante nell'influenzare e modellare la sfera pubblica. Nonostante la loro natura asimmetrica, ovvero il ricevente non poteva interagire con l'emittente, questi strumenti sono stati determinanti come fattore di mediazione tra sistema politico e cittadinanza e sono stati l'ambiente principale del discorso pubblico, acquisendo, grazie alla loro rapidissima diffusione, un ruolo di agenzia di socializzazione, accanto e molte volte al posto di altre agenzie tradizionali come la famiglia o i partiti politici. La televisione, soprattutto con le sue particolari grammatiche comunicative ed esigenze produttive, ha rappresentato meglio di qualsiasi altro mezzo l'insediamento di media nel tessuto sociale e culturale. Queste esigenze produttive sono ben illustrate dal concetto di media logic di Alfeide e Snow. Secondo questi autori, le logiche mediali sono l'insieme dei formati narrativi ed espositivi attraverso i quali gli eventi sono presi in considerazione, trattati e dotati di senso per arrivare ad un tipo di presentazione e compressione compatibile con le esigenze organizzative, le finalità di intrattenimento e le immagini del pubblico. Quando questi mezzi, che seguono finalità per lo più di profitto, vengono a contatto con l'istituzione della politica, sono soprattutto queste ultime a subirne l'influenza. All'interno di questo quadro teorico è nata l'ipotesi della mediatizzazione della politica di Mazzoleni e Schulz, secondo cui l'intera sfera della politica, partiti, politici, candidati, governi, il dibattito politico e addirittura anche il linguaggio politico subisce l'influenza delle logiche produttive di mass media, perde molta della sua autonomia e diventa subalterna. Questo perché i politici che vogliono comunicare con il pubblico dei cittadini attraverso i mass media devono per forza negoziare con questi media i tempi, le modalità, i registri e spesso anche gli stessi contenuti. Quindi, in un mercato altamente competitivo come quello televisivo, che doveva fare i conti con un pubblico disaffezionato al quale i contenuti politici non potevano importare meno, i mass media hanno iniziato a mescolare i contenuti politici con quelli popolari e di intrattenimento e a concentrare la loro copertura su singoli politici invece che su questioni o organizzazioni politiche, fornendo in questo modo un'immagine mista di persona privata e pubblica dell'attore politico per renderla più attraente. Questi effetti sistemici empiricamente osservabili, prodotti dai media sul sistema politico, sono stati a lungo studiati e discussi dalla letteratura scientifica. Tali effetti possono essere raggruppati in due grandi categorie. Da una parte, gli effetti mediali come la spettacolarizzazione della politica o la costruzione dell'agenda politica, e dall'altra gli effetti politici, come per esempio la personalizzazione e la leaderizzazione. Di questi importanti effetti sistemici in questa presentazione, anche per motivi di tempo, perché altrimenti mi allungherei tantissimo, vorrei soffermarmi su due, che sono la spettacolarizzazione e la personalizzazione della politica. In primo luogo, la spettacolarizzazione, in cui da una parte i media drammatizzano la vita politica, enfatizzando gli aspetti più vendibili e che soddisfano la domanda di contenuti attraenti, divertenti, sensazionalistici, infine popolari. E gli attori politici stanno al gioco,
assumendo atteggiamenti e ricorrendo a strategie di comunicazione che assicurano l'astensione dei media. La politica pop di Mazzoleni e Sfardini è l'espressione più evidente di questa assunzione della logica spettacolarizzante del sistema di comunicazione di massa, che prende varie forme, quale l'infotainment e il politainment. Dal punto di vista dell'attore politico, questa popolarizzazione della politica può essere interpretata come un atto performativo in cui il politico utilizza diverse strategie e outlet per rendersi consumabile. Il secondo effetto sistemico, ovvero la personalizzazione della politica, è un connubio tra politica contemporanea e cultura popolare, che portano alla costruzione del politico come persona con le proprie peculiarità individuali piuttosto che come rappresentante di un partito o di un'ideologia. Questo processo, però, non è stato influenzato solo dalle logiche mediali, ma anche dai cambiamenti nei meccanismi istituzionali, come per esempio la preferenza unica, il maggioritario, l'elezione diretta dei sindaci. La popolarizzazione della politica, per approfondire, può essere intesa come una strategia di comunicazione che mira a raggiungere un pubblico più ampio, specialmente quello per cui le questioni politiche non fanno parte della loro dieta informativa, ed è caratterizzata da, in primo luogo, la rappresentazione mediatica del regno politico utilizzando elementi di cultura popolare, e in secondo luogo, l'uso da parte degli attori politici di elementi e grammatiche che sono caratteristici della cultura popolare. Una delle più importanti strategie di comunicazione popolare che sono state identificate in letteratura e che è di particolare aiuto per comprendere e studiare la costruzione dell'immagine dei leader politici nella nostra società contemporanea, è quella della celebrity politics, ovvero la politica della celebrità. La categorizzazione di cosa e chi è definito celebrità ha subito diverse trasformazioni nel corso degli anni. Per esempio, per gli autori West e Orman, lo status di celebrità di un soggetto è definito dalla sua partecipazione e dall'attenzione ricevuta da parte dei mass media. Così come le definizioni di un altro autore, che è Street, che da un lato definisce la celebrità politica come gli autori legati all'intrattenimento che si pronunciano su questioni politiche, e dall'altro il politico celebrità, dove troviamo quei politici che si impegnano con la cultura pop e dello spettacolo per migliorare o avanzare le loro funzioni e obiettivi politici. Quindi, ciò che distingue queste definizioni è la straordinarietà nella rappresentazione dell'attore politico. Tuttavia, oggi ci sono diverse peculiarità riguardo a queste rappresentazioni da parte dei mass media. Innanzitutto il fatto che i media hanno iniziato a includere aspetti della vita privata degli attori politici. Così la celebrità politica si è lentamente trasformata nell'incarnazione di successo dell'eccezionalità e dell'ordinarietà allo stesso tempo. In questo contesto, la concettualizzazione dell'autore Wood della celebrità politica ha perfettamente senso perché da una parte lui definisce una celebrità politica superstar, definita dalla sua abilità mediatica, simile alla definizione del politico celebrità di Street, ma dall'altra una celebrità quotidiana che incarna lo spostamento di ciò che definisce lo status di celebrità da una celebrità raggiunta grazie alla presenza e attenzione mediatica sul politico a una celebrità che è attribuita dagli elettori. Un politico di questo tipo, del tipo celebrità quotidiana, è noto per la sua capacità di assomigliare di più ai suoi elettori. Questa nuova concettualizzazione di politico-celebrità si interseca con una seconda strategia di popolarizzazione, che è quella della lifestyle politics, ovvero la politica dello stile di vita. La lifestyle politics
segna il passaggio da considerazioni ideologiche e culturali a problemi più contingenti di natura specifica legate alla vita quotidiana. Questa strategia sottolinea come la politica e i politici possano fornire dei modelli per l'espressione dell'identità dei cittadini, a partire dalle minime azioni della vita quotidiana. Il secondo processo di cui vi vorrei brevemente parlare è la personalizzazione della politica. Questa è definita dalla tendenza generale dei media su come la politica e i politici venivano presentati al grande pubblico e segna una maggiore attenzione agli attori politici come individui, enfatizzando le caratteristiche dell'attore politico, entrambi come persona professionale e come persona privata. Nonostante le numerose definizioni che ci sono di personalizzazione, diversi studi sembrano concordare sulle seguenti tre, che potete vedere nella slide, che sono l'individualizzazione, che è la rappresentazione mediatica e attenzione alle competenze professionali dell'attore politico. Poi abbiamo la privatizzazione, che segna la crescente importanza della vita privata e la maggiore attenzione a questi tipi di cose, più di l'intimo dell'attore politico. E finalmente abbiamo la emozionalizzazione, che sarebbe il focus sulle esperienze personali ed emozioni dell'attore politico. Ma finora vi ho parlato sugli effetti sulla comunicazione politica, facendo riferimento per lo più al più tradizionale dei mezzi di comunicazione, ovvero la TV. Oggi però, a seguito dell'espansione dei media digitali, si assiste alla presenza di fenomeni che richiedono una nuova riflessione sul significato e sulle applicazioni sia della personalizzazione che della popolarizzazione della politica. Ma quali innovazioni ha prodotto la digitalizzazione sulla comunicazione politica? Negli ultimi decenni, la rete, infatti, ha affiancato la televisione e gli altri media tradizionali, non solo ampliando l'offerta e modificando la stessa fruizione televisiva e mediatica, ma ha anche generato delle trasformazioni del tipo strutturale. Oggi le nostre società sono società in rete, come diceva anche il dottor Tirino. Questa network society è fondata su due caratteristiche principali. La prima è la presenza diffusa di tecnologie di comunicazione reticolari, secondo i modelli di comunicazione one to one o uno a uno e many to many, da tanti a tanti, affermati da internet. E la seconda è la rete sociale come forma basica dell'organizzazione e delle relazioni tra individui in campo politico, sociale ed economico. Alcune delle trasformazioni indotte dal paradigma della società delle reti o network society sono, per esempio, il fatto che la politica oggi è network politics, perché tende a strutturarsi su base reticolare e connettiva. E inoltre che il processo di digitalizzazione ha capovolto il paradigma della comunicazione mediale. Oggi infatti si parla di autocomunicazione di massa, in cui, a differenza della comunicazione di massa tradizionale, la produzione del messaggio è autogenerata, la definizione dei potenziali destinatari è autodiretta, e il reperimento di specifici messaggi o contenuti dall'internet è autoselezionato. In altre parole, oggi gli utenti della rete hanno la possibilità sia di creare contenuti autonomamente, sia di intervenire e modificare quelli offerti dagli attori mediatici e politici. E questo si traduce nel fatto che il vecchio ruolo, per esempio, di gatekeeper dei mezzi tradizionali, ovvero di filtro dei contenuti diffusi, è in pratica superato dagli stessi utenti della rete e in questo caso dai propri attori politici. In relazione alla personalizzazione su social media, la sua principale trasformazione
è che prima era un processo che i mass media esercitavano sugli attori politici, ma ora tramite i social media è esercitato dai propri politici. Diversi studi hanno evidenziato che la comunicazione su queste piattaforme privilegia infatti l'adozione di strategie più personalizzate. Queste strategie di comunicazione personalizzate permettono ai politici di comunicare con il loro pubblico a un livello più personale, attraverso messaggi che si concentrano su se stessi, mostrando un lato più intimo, soprattutto durante i periodi di campagna elettorale. Dall'altra parte, in relazione alla popolarizzazione, in modo particolare alla celebrity politics, essa si traduce nell'ecosistema digitale in una versione dove la relazione tra una massa di seguaci e il leader diviene un rapporto tra leader e follower online. Ci troviamo davanti a una celebrità non come una qualità oggettiva, ma come un processo di acquisizione di relazioni autentiche e immediate con i propri follower. Il modo di stare nell'ambiente digitale online su social network da parte delle celebrità politica è quello tipico di un influencer, ovvero capace di utilizzare gli stili propri del personal branding, commentando la sua quotidianità con la propria community e producendo così quei contenuti che consentono ai loro pubblici di consumarla. Uno degli strumenti più tipici utilizzati dai politici nella loro comunicazione sui social media è quello del selfie. E qua abbiamo una bellissima foto di uno dei politici. Questi strumenti creano un maggior senso di intimità e prossimità tra il leader e i propri sostenitori e sono una cresciuta risorsa per l'autopromozione. Infatti, sui social media, soprattutto su Instagram, sono le immagini che hanno una particolare rilevanza. La centralità di questi elementi nelle strategie di comunicazione politica cerca di soddisfare anche le logiche dei social media, in quanto le immagini sono promosse dagli algoritmi delle piattaforme e generano un maggiore coinvolgimento, soprattutto quando l'attore politico è presente sull'immagine e queste immagini sono selfies. Inoltre, i politici utilizzano immagini più personalizzate rispetto ai loro partiti, producendo un maggiore coinvolgimento quando vengono raffigurati in contesti più intimi. Ma dopo questa prima parte, piuttosto teorica, dove per me era importante evidenziare gli aspetti più rilevanti della comunicazione politica contemporanea, la domanda che viene naturale da farsi a questo punto, e soprattutto in questa presentazione, è: ma qual è la situazione in Italia? Quali sono le strategie di comunicazione degli attori politici italiani sui social media? E a questo proposito vorrei presentarvi brevemente la mia ricerca che ho presentato durante il mio dottorato e che si è focalizzata principalmente sullo studio delle immagini condivise dagli attori politici su Instagram. In termini di raccolta di dati, sono stati scaricati post Instagram di 6 leader politici italiani tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2019, per un totale di 9.441 post o 9.441 immagini. Sul totale dei post, il 76% erano immagini e il 24% erano video. Le immagini poi sono state analizzate utilizzando una tecnologia di classificazione delle immagini chiamata Google Vision API, che può rilevare in modo autonomo, utilizzando machine learning e reti neurali artificiali, i diversi oggetti e componenti che formano un'immagine e che la tecnologia chiama etichette. E per esempio qua le potete vedere sotto l'immagine di Berlusconi che mangia la pizza, come la macchina ha riconosciuto alcune cose particolari, che il cibo, che identifica che è qualcuno che sta mangiando, e anche
alla destra, potete vedere che anche perché Silvio Berlusconi è una personalità, l'ha riconosciuta nell'immagine e ha riconosciuto anche la pizza. Siccome la quantità di queste etichette e questi elementi identificati dalla macchina era molto grande, ovvero 24.409 etichette variabili, il terzo quartile in termini di frequenza è stato selezionato per l'analisi, riducendo il numero di variabili rilevate a 269. In seguito è stato applicato un'analisi delle componenti multiple, che è un metodo di analisi statistiche che utilizza machine learning allo scopo di identificare le variabili più significative. Successivamente è stato applicato un clustering gerarchico a queste dimensioni dell'analisi di componente multiple per trovare gruppi di immagini simili in base alla presenza di questi elementi chiamati etichette. Infine, a questi dati è stata applicata una regressione log lineare per capire qual era l'influenza di questi cluster sull'engagement, ovvero sul numero di mi piace su Instagram. Analizzando le immagini che mostrano l'attore politico, il 58% sono personalizzate. In più, durante i periodi di campagna elettorale, il numero di immagini personalizzate è molto più alto di quelli non personalizzate. In particolare, la personalizzazione aumenta ancora di più durante il mese in cui si svolgono le elezioni. Riguardo all'engagement delle immagini personalizzate, queste hanno segnato il più alto numero di like. Nonostante ciò, la media e la mediana sono più alte per le immagini non personalizzate. Questo vuol dire che sono le immagini non personalizzate a generare un numero di mi piace alto in modo più costante di quelle personalizzate. Altri aspetti degni di nota sono che durante la campagna elettorale la media e la mediana dei like delle immagini personalizzate è piuttosto bassa rispetto a tutti gli altri periodi. Riguardo all'analisi delle immagini con gli strumenti, con le macchine di classificazione, ha dato come risultato che 5 dimensioni significative che spiegano il 57% del totale delle immagini. Ognuna di queste dimensioni è stata classificata secondo le variabili più importanti sul polo positivo. E abbiamo la dimensione dell'intimità, quella istituzionale, politico al lavoro, candidato politico e politico celebrità. Per studiare bene e in profondità queste 5 dimensioni è stata applicata una cluster analysis che ha permesso una categorizzazione più specifica dei diversi stili visivi utilizzati dai leader politici italiani su Instagram. Le prime 2 sono caratterizzate da tutte le immagini del politico che lo mostrano nel suo ruolo più istituzionale, ovvero la dimensione dell'individualizzazione, della personalizzazione della politica. La prima mostra l'attore politico in contesti formali come discorsi e conferenze stampa, ma senza una chiara presenza di altre persone. Il secondo stile, che è il leader professionale, mostra il leader politico al lavoro, sia con immagini che lo ritraggono al lavoro su una scrivania, nei suoi ambienti istituzionali o con altre persone identificate dalle macchine di classificazione dell'immagine come persone che indossano degli abiti formali. Gli stili successivi si distinguono per l'immagine del leader che partecipa ad eventi. Da un lato lo stile politico mass mediatico, con foto del leader in programmi televisivi, che sarebbe una celebrazione della figura politica che mostra che è abbastanza importante da essere presente e invitato dai mass media. Dall'altra abbiamo lo stile del politico in campagna elettorale,
dove possiamo trovare immagini del leader politico durante i suoi comizi. Il quinto e il sesto stile sono caratterizzati dalla chiara presenza del volto degli attori politici. Il cluster, per esempio, dell'autopromozione raggruppa tutte le immagini in cui sono presenti sia il leader che del testo. Generalmente, queste visual cards, come le definisce il professore Novelli, sono dichiarazioni, sono promesse elettorali o promemoria di appuntamenti televisivi o dirette tramite social media. Il seguente stile, che ho definito come intimo, è segnato da quell'immagine in cui il soggetto più importante è il volto del leader politico e generalmente è definito dalla presenza di selfies. Anche se i selfies in letteratura sono legati più alla privatizzazione, alle porte più intime del politico, l'analisi ha rilevato che vengono scattati anche in contesti formali, ovvero è un lato più personale del ruolo istituzionale. Questo stile è presente nella comunicazione visiva di tutti i leader che abbiamo analizzato, tranne in quella di Berlusconi, ovvero Berlusconi non condivide dei selfie tramite social media. Gli ultimi due stili rappresentano i risultati inediti di questo studio, in quanto sono un mix tra le dimensioni generali della personalizzazione e il più recente processo di celebritizzazione della politica. D'una parte, lo stile di celebrità politica che si distingue per l'immagine in cui il leader politico si comporta come una celebrità circondata dai suoi fan. Una figura di celebrità che è vicina ai suoi follower, tanto da farsi delle foto con loro. E infine, ma non meno importante, è la celebrità quotidiana, che ritrae il leader politico vicino ai suoi elettori, condividendo con loro, vestendosi allo stesso modo e facendo attività che possono essere fatte da realmente chiunque. Secondo i risultati delle regressioni, le immagini che mostrano l'attore politico in primo piano, come gli stili intimo, formale e informale, hanno una maggiore influenza sul numero di mi piace ricevuti. Un risultato che è in parte in linea con le ricerche che sono state fatte in altri paesi. Un risultato curioso, però, è rappresentato dal numero dei mi piace, dall'engagement degli stili che sono, possiamo definire, come più inscenati, ovvero quegli stili in cui il leader politico viene ritrattato partecipando a comizi o programmi TV. Sembrerebbe che questi tipi di rappresentazione visive non siano molto apprezzati dal loro pubblico. In conclusione, riguardo alla comunicazione politica degli attori politici italiani su Instagram, sembra esserci una chiara distinzione tra i diversi stili visivi. Da un lato, quegli stili che evidenziano il carattere professionale dell'attore politico in diversi contesti, ad esempio durante discorsi, incontri, conferenze stampa, che caratterizzano la dimensione dell'individualizzazione e della personalizzazione della politica. E dall'altro lato, quelle immagini appositamente progettate per umanizzare la figura del leader politico, che si riferiscono alla dimensione della privatizzazione, anche in contesti istituzionali. E c'è un'evidente tendenza dei leader politici a raffigurarsi come uno del popolo tramite social media. E stili come il politico celebrità o la celebrità quotidiana sono entrambi progettati per mostrare un leader che assomiglia ed è vicino ai suoi follower. La rappresentazione dei leader ai programmi TV, però, nonostante non sia molto apprezzata dai loro follower su Instagram, è ancora una parte importante delle strategie di comunicazione politica visiva di tutti i leader. Una seconda distinzione è osservabile sul livello di personalizzazione utilizzato dalla comunicazione visiva.
Da una parte una personalizzazione morbida, o possiamo dire una personalizzazione soft, definita da immagini del leader in primo piano insieme ad altre persone, e una personalizzazione più forte, che consiste in immagini ravvicinate, dove il volto del leader politico è l'unico oggetto riconoscibile sull'immagine. Infatti, le macchine in questo caso hanno riconosciuto, per esempio, elementi come occhio, naso, barba nel caso dell'immagine di Salvini. Questa personalizzazione forte, sia in contesti formali che informali, sembra avere un'influenza più forte sul numero di mi piace rispetto agli altri stili. Inoltre, i selfie in letteratura sono legati più alla vita personale e privata del politico e non tanto all'atto professionale. Quindi, il risultato sul numero di mi piace dello stile intimo formale sono stati sinceramente inaspettati. Quindi è una caratteristica dei politici italiani sui social media. Quindi, riassumendo, il leader italiano sui social media preferisce condividere immagini che fanno riferimento all'individualizzazione e alla dimensione professionale della sua vita politica, in contrasto con il maggiore enfasi sugli aspetti personali rilevati in ricerche realizzate all'estero. Inoltre, l'attore politico italiano è iperpersonale, perché la sua comunicazione visiva si basa su una costante e forte personalizzazione. Inoltre, il leader italiano è iperpop, in quanto le sue immagini sono costruite utilizzando diversi elementi che caratterizzano la popolarizzazione della politica, come per esempio i tratti della celebrità, oppure la lifestyle politics, o la politica dello stile di vita. Spero di non essere stato molto complicato riguardo ai termini che ho utilizzato, e nemmeno alla parte soprattutto statistica, però se avete delle domande, sono molto felice di risponderle. Grazie, dottor Crisosto. E devo dire che entrambe le relazioni sono state caratterizzate da analisi molto raffinate e certamente nulla di scontato, è chiaro, è stato presentato. Per quanto riguarda la prima relazione del dottor Tirino, ascoltandola ci si rende conto del ruolo che hanno i mezzi di comunicazione e il potere di influenzamento che questi mezzi mettono a disposizione, naturalmente sempre più raffinati, capillari, pervasivi, insomma, che si tratti poi di convincere qualcuno della bontà di una merce oppure di indurre qualcuno, il maggior numero possibile di persone, a preferire, a scegliere, quindi a votare il politico di turno. La differenza probabilmente non è molto molto grande, anche perché le trasmissioni molto spesso sono sostanzialmente intercalate da pubblicità e viene il sospetto che la pubblicità sia l'obiettivo della discussione tra politici oppure diciamo, dell'approfondimento di temi politici e non viceversa, diciamo. E quindi sono due ambiti paralleli. Per quanto riguarda la relazione del dottor Crisosto, devo dire che mi veniva in mente l'opera di Gilles Lipovetsky, in particolare l'ultimo libro pubblicato da Cortina, Piacere e colpire, la società della seduzione, in cui appunto Lipovetsky analizza questi fenomeni di massa e che sono appunto caratterizzati dal fatto che le persone, tutte le persone con questi strumenti a disposizione possono, diciamo, agire sul piano della spettacolarizzazione, della personalizzazione, la politica della celebrità. Ciascuno naturalmente ambisce ad avere un certo numero di like, se per caso non arriva al numero previsto, magari cade in depressione, e c'è una sorta di circuito interiore appunto della autoimmagine, insomma, un'autoimmagine che viene rimandata dai
dalle reti sociali, a seconda poi di chi preferisca Twitter o Facebook, eccetera. Quindi molto, molto interessanti. Naturalmente, diciamo che su Facebook e su Twitter è chiaro che si tratta di strumenti che non permettono di risalire alla fonte delle informazioni che vengono lanciate, naturalmente, e anche il fatto stesso che l'aspetto emozionale, che è stato sottolineato anche dal dottor Tirino, l'aspetto emozionale è dato dal fatto che proprio dalla presenza fisica, il viso, il volto, le abitudini personali, l'intimizzazione delle persone, dei personaggi. Tutto questo naturalmente non facilita il pensiero critico e non permette di verificare, di avere il tempo naturalmente di verificare e anche di essere incoraggiati a verificare la fondatezza di quello che viene asserito o suggerito o insinuato. E questo è un limite, diciamo, molto forte, lo sappiamo, le fake news, in fondo giustificate per fake news si può intendere la deformazione, l'esagerazione, sono tanti modi di essere delle fake news, insomma. Non c'è solo la falsità, pur la menzogna pura e semplice, evidentemente, ma sono veramente contento di questo seminario, mini seminario, perché ecco, ci ha dato la possibilità di vedere molte cose in poco tempo. Vorrei chiedere ai presenti se qualcuno vuole proporre un quesito, naturalmente molto volentieri. Vedo il professor San Carlo, vedo il dottor Mario Caroli. Ecco, se loro vogliono approfittare della presenza dei nostri due studiosi di comunicazioni, ecco, e volentieri vedo anche Nadia Scappini, la vicepresidente, professoressa Nadia Scappini. Ecco, se per caso, ecco, magari si affacciano, se qualcuno si affaccia e pone un quesito, molto volentieri, ecco. O anche altri che vedo qui. Ecco, buonasera Mario. Devi mettere l'audio. Sì, adesso? Sì, adesso sentiamo. Sì, prego, prego. No, io volevo, così, riflettevo, come dire, intanto ringrazio davvero i relatori perché essere informato su questo aspetto mi pare una cosa proprio interessante, anche la scelta di Rosmini di dedicare un pomeriggio a questo. E la riflessione mi veniva a fare, poi sempre un po' difficoltà capire come impostare la domanda. Cioè, alla televisione, ai media, quelli più, come dire, frequentati dalle persone normali, televisione o altro, dico, siamo quasi rassegnati dell'invasione totalizzante, globalizzante della parte della politica. Un po' rassegnati, diciamo, vabbè, c'è niente da fare, gira e rigira, sparisce progressivamente lo spettacolo, sparisce le dinamiche, le trasmissioni che c'entravano sulle relazioni, sulle cose. Insomma, o in qualche modo si finisce solamente con ricadere di nuovo nell'analisi politica, nell'impostazione politica. Allora mi chiedevo, avendo sentito queste relazioni sui social media e politica, anche qui mi pare di aver capito che c'è l'invasione totale, praticamente, della politica anche qui, nei social più importanti, quelli che sono stati presentati e analizzati. Questo vuol dire che dobbiamo rassegnarci anche al fatto che tutto l'altro aspetto, vuol dire quello che all'inizio ci aveva entusiasmato con l'avvento dei social, cioè l'aspetto veramente popolare, della cultura popolare, sociale, delle relazioni, delle emozioni, adolescenti, tutto questo aspetto qui dobbiamo darlo per morto, per scontato, nel senso anche i social sono dominati e saranno sempre più dominati dai personaggi politici, dalla politica, perché
l'analisi che è stata fatta è impeccabile, voglio dire, e mi pare, oppure questione solamente di ricerca, una ricerca molto più dinamica, presente in questa, in questo aspetto, nel rapporto politica e social, e negli altri aspetti mi pare che sia un po' più carente, cioè ci sia di meno l'approfondimento delle relazioni, cioè mi pare che anche qui sui social sia dominante questo aspetto del rapporto social e analisi politica. Non so se sono riuscito, sono incasinato solamente. No, no, va domanda. Bene, va bene. Poniamo la domanda a entrambi a questo punto. Sì, 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 entrambi. Sia al dottor Chirino che al dottor Crisosto, prego. E allora, per quanto riguarda, diciamo, quello di cui mi occupo, quindi degli aspetti durante la ricerca dei rapporti delle relazioni internazionali, ovviamente, diciamo che, come è stato detto durante la domanda, si è teso a visualizzare come quando questi sistemi di reti sociali raggiungono una massa critica che può essere di interesse per la politica, allora tendono a ristrutturarsi oppure a diventare oggetto di una particolare attenzione politica. È pur vero che noi oggi abbiamo rappresentato, diciamo, alcuni dei maggiori social media, ma non gli unici social media presenti. E al contempo, rispetto all'inizio di questo secolo, in cui i social media venivano visti come degli strumenti trasversali di utilizzo per la popolazione digitale, in realtà propriamente gli sviluppi successivi hanno teso a creare una sorta di segmentazione nell'utilizzo dei social media, nel senso che sarebbe a dire che i social media di cui abbiamo parlato oggi sono tecnicamente dei social media generalisti, ovvero dei social media in cui c'è lo spazio per trattare dei temi più generali e di conseguenza si ha per la politica lo spazio di affrontare, di comprendere anche che consenso vi sono sulle tematiche più dibattute. Però a fronte di questo vi sono altri sistemi social media, ad esempio sistemi utilizzati soprattutto da un pubblico tipicamente giovanile, come può essere TikTok, Snapchat, altri sistemi che ancora mantengono, diciamo, una caratterizzazione dello stato primordiale di una rete sociale. Perché in realtà nei social media, se tante cose cambiano, in realtà continuiamo a vedere delle dinamiche sociali che già conoscevamo prima, ovvero quando ad esempio una rete, anche una rete che si crea a costituire quello che noi chiamiamo social network, è scarsamente gerarchizzata, tende ad avere due tendenze principali nelle fasi iniziali: la creazione di solidarietà tra gli utenti che utilizzano questa rete scarsamente gerarchizzata e una sorta di creazione di un'omogeneità della cultura organizzativa all'interno di questa rete. Quindi diciamo che quegli utenti digitali che usano quel sistema nella fase iniziale, se sono culturalmente integrati a quel sistema che si crea all'interno della rete, arrivano a essere anche strutturalmente integrati in quella tipologia di rete. Quando però questa rete raggiunge delle dimensioni tali in cui dei soggetti hanno una valenza principale rispetto agli altri, che in termini di analisi viene chiamata centralità, una centralità su altri aspetti rispetto a quella a cui abbiamo accennato per limiti di tempo, ovvero ad esempio uno dei soggetti della rete diventa molto più importante degli altri per una centralità di grado che rappresenta il numero di archi di connessioni che quel soggetto ha con altri utenti, o per una centralità di intermediazione, ovvero quel soggetto ha le potenzialità di avere le connessioni più importanti, o per una centralità di vicinanza, che è come quella di cui abbiamo fatto riferimento durante la presentazione, beh, in quel caso quella rete inizia a creare una propria gerarchia interna. Questo cambia completamente la struttura, ma come avviene anche all'interno della struttura sociale, quindi di conseguenza all'interno di quegli spazi sono spazi di discussione più simili agli spazi di discussione che troviamo anche nei mezzi di comunicazione più tradizionali,
e quelli sono spazi ampiamente appetibili per una comunicazione più generalista e più politica. E su un caso di analisi che è stato fatto, sul caso per esempio di Twitter e l'impiego all'interno delle, per esempio, dei movimenti di protesta, quello per esempio è un caso molto interessante, analizzato anche per quanto si è visto nel caso di Occupy Wall Street, per l'utilizzo anche di altri social media, o nel caso delle primavere arabe, in cui gli studiosi si trovano su tre o quattro posizioni differenti, ovvero secondo alcuni è uno strumento molto utile all'inizio, per esempio, di un movimento sociale, per poi tendere a perdersi. Secondo altri studiosi, in realtà, un sistema di comunicazione come il sistema di Twitter è utile solamente per la promozione esterna rispetto alla rete che sta conducendo, ad esempio, una protesta o qualcosa di similare all'interno di uno spazio fisico. Secondo altri, addirittura, tenderebbe a focalizzare l'attenzione al messaggio della protesta nelle fasi iniziali, per poi trovare un nuovo target per quello di cui parlavo, come Snack News. E un esempio è stato, ad esempio, il caso di Amir Kervin, che è un famoso giornalista che da DC dimostrò di essere in grado di essere il maggior giornalista al mondo ad aver trattato la questione delle primavere arabe, per la conoscenza che aveva del sistema sociale nella zona interessata alle primavere arabe, però non si recò mai sul posto. Quindi questa comunicazione alla fine arrivò a perdere di alcuni elementi, poiché aveva un distacco completo dalla rete. Quindi ci sono idee diverse. Certo, quando questi social network arrivano ad avere una struttura generalista, possono tendere a essere di maggiore interesse per il dibattito politico. Grazie. Allora ascoltiamo anche il dottor Crisosto. Prego. Lo trovo un argomento molto, molto interessante, perché penso che il professor Caroli, quello che diceva, essere la politica, cioè ho scritto che c'era un'invasione della politica sui mezzi di comunicazione e anche sui social media. Su social media non più di tanto, cioè quello che abbiamo presentato ora, per esempio, dal mio punto di vista, è stato un punto di come i politici comunicavano tramite social network, perché i politici fanno fatica a comunicare, fanno fatica ad raggiungere i loro pubblici, soprattutto ad oggi fanno fatica a raggiungere quel pubblico più giovane. Per esempio, per quel motivo, per esempio, Salvini ha aperto un canale TikTok. Cioè, mettiamo, TikTok è un social network piuttosto nuovo, fatto da video, di piccole cioè sketch o anche di balli. Cosa ci fa un politico là dentro? Cioè, è una cosa che anche i ragazzini mettevano nei commenti. Cioè, ma tu cosa ci fai qua? Perché lui è considerato, come dicono i giovani, è considerato un boomer. E quindi come si raggiunge quel tipo di pubblico? E per quello i politici sempre cercano questi tipi di escamotage, sembrano di sembrare più simpatici, sembrano di mangiare, si fanno delle immagini che si mangiano il pane con la Nutella, perché vogliono essere più simili ai loro pubblici, perché per questi pubblici, come da decenni, la politica non importa. Ed è quello anche, penso che sia il motivo che i mezzi tradizionali, come il TG, passa la maggior parte del tempo a trasmettere questi tipi di informazione, perché l'informazione che non è nella dieta quotidiana del pubblico. Alla gente non le interessa della politica, si vede anche nelle percentuali di partecipazione delle persone che vanno a votare, che si abbassa ogni volta di più. E quindi qua ci sono diversi tipi di modelli che si stanno provando a rendere la politica più simpatica, a rendere la politica più divertente, più simile alle persone, che è nata anche la politica dei meme, che c'è un libro di Mazzoleni e Bracciale che è molto interessante, che parla su questo argomento qua. Quindi sembrerebbe che nei TG c'è tutta questa informazione, però sui social media no, sparisce la politica. E se noi, per esempio, la vediamo sulle nostre vacheche di Facebook,
Quello apre già un altro argomento, che è l'argomento dei filter bubbles, l'argomento degli algoritmi, l'argomento di Facebook mi fa vedere soltanto le informazioni che mi piacciono. Quindi se io per esempio vi racconto un aneddoto, quando io stavo facendo delle ricerche sul populismo su Facebook, ovviamente dovevo andare a prendere dell'informazione dei candidati politici più populisti, che non dirò chi sono, perché c'è una ricerca al riguardo, però Facebook mi ha iniziato a mandare informazione su compra l'agenda del Duce. Io non sono, non stavo seguendo quel tipo di informazione, però come io mettevo di mi piace a informazioni o a post che erano populisti, Facebook con il loro algoritmo mi mandava informazioni che lui pensava che mi potessero interessare. Quindi lì si apre anche forse un altro seminario molto più grande su questi, sull'influenza degli algoritmi sulla politica. Cioè, sull'influenza degli algoritmi sull'informazione che uno vede su social media. Certo. Sì, molto. Grazie. Prego, Mario. No, grazie, ringraziamo l'imperatore entrambi. Ecco, e certamente si potrebbe pensare che lo scadimento e il passare in secondo piano, l'emarginazione o addirittura l'emarginazione dei contenuti della politica sia dovuta al fatto che tutto sommato si percepisce quello che la sociologia ha già ratificato e ha compreso perfettamente, cioè il fatto che nell'ordine mondiale, a livello geopolitico, il potere è transitato dai politici a gruppi finanziari e a società e ad aziende globali, e quindi quelli che dovrebbero rappresentare la sovranità dei popoli sono in realtà degli impotenti, non hanno potere, il potere politico non esiste più, e c'è una sorta di sceneggiata alla quale malvolentieri partecipa un numero sempre decrescente di persone. Questo è, un dato di fatto che si riflette, credo, appunto sul modo in cui sia gli utenti di queste reti sociali si muovono all'interno di queste reti, privilegiando sempre gli aspetti intimistici, la personalizzazione, quello che è spettacolare, che è il sensazionalismo, l'improbabile, e proprio perché non c'è la cultura della riflessione, dell'analisi, intanto, e poi si parte dal presupposto che tanto l'attività politica sia inutile, sia svuotata di senso, perché il potere sia trasferito altrove, sia trasferito sappiamo dove, quindi a livello globale. E quindi si è trasferito magari anche in Facebook. Anche Facebook è una di queste grandi multinazionali che agiscono gruppi di potere, eccetera. Quindi sono strumenti e al tempo stesso anche protagonisti di questa nuova scena mondiale, Ma chiedo se ancora abbiamo qualche minuto per concedere un po' di spazio. Vedo il professor San Carlo, se vuole intervenire, molto, molto non so se, ma forse non ha. Sì. Professore, ecco, prego. La, come dire, pubblicità intesa come vendita, valorizzazione di se stessi e di prodotti o di se stessi come persone, è sempre esistita. E via via nel tempo si è sempre, è diventata sempre più complessa e più sofisticata.
adesso è, come dire, è, ha raggiunto il massimo della sofisticazione attraverso appunto l'intervento nella valorizzazione, vendita o valorizzazione di se stessi di esperti, super esperti di strategia della comunicazione, come ci hanno ben dimostrato i due relatori. E io dunque mi chiedo quanti quanto l'intervento di questi esperti che preparano, aiutano il soggetto politico che vuole valorizzarsi, e quanto influiscono poi sul risultato finale, se c'è uno studio che un po' può dare un'idea di quanto questi organismi di esperti, e qua scendendo molto al pratico, nella situazione italiana parlo della Bestia, Associazione Rousseau, eccetera, no? Quanto questi, l'efficacia, quanto questi hanno efficacia poi nel determinare un risultato di un certo tipo o di un altro tipo da parte di un politico che vuole affermarsi e vuole quindi essere eletto. Ecco, la mia domanda è questa, se c'è uno studio riguardo a questo. Prego, allora, grazie, grazie professor San Carlo. Se vuole rispondere dottor Tirino, oppure magari... Deve mettere... A lei iniziare il dottor Crisosso, poi magari dico qualcosa. Va bene, va bene. Grazie. Sì, anche un'altra domanda molto interessante, cioè... L'intervento di questi esperti, che questi esperti sono, vengono chiamati spin doctors, e quindi per esempio la Bestia, il suo famoso spin doctor che ora si trova in molti problemi, però ci sono delle ricerche, non mi vengono in mente dei libri che siano più contemporanei, più nuovi, soprattutto riguardo a quello che è la comunicazione politica in Italia. Però sì, posso dire che è importante questo tipo di lavoro dietro i leader politici. Abbiamo anche, per esempio, il ruolo che ha avuto Palmieri, che è lo spin doctor di Berlusconi, sin dalla sua discesa in campo. E sono delle persone che sono molto specialistiche, che cercano nell'audience o nel pubblico cosa potrebbe interessare di più. Cioè, nel caso di Salvini, per le ricerche, quando stavo facendo le ricerche sul populismo, si è notato l'influenza che c'è stata nella comunicazione di lui, anche e soprattutto su Instagram. Lui è passato da un anno, in mezzo anno è passato da una centinaia di follower a milioni di follower su Instagram, soltanto perché lui ha iniziato a essere più popolare, cioè lui ha iniziato a fare delle dirette su Instagram, su Facebook, a condividere di più, ha modificato il suo modo di comunicare, ha modificato anche la sua idea di padani indipendenti, si è nazionalizzato, ha creato un partito più grande, e questo è grazie all'intervento di questo tipo di comunicazione. È qualcuno che viene dietro e dice: senti, le cose stanno così. Le cose devono essere fatte in un modo o in un altro. Ovviamente sono gli americani che sono più bravi a questi tipi di interventi. Gli spin doctor di Obama, per esempio, è una persona molto intelligente, penso che si veda nell'ultimo libro che ha scritto Obama. Com'è questa relazione tra il team di comunicazione, lo spin doctor e proprio il candidato politico? Cioè, il candidato politico, per esempio, negli Stati Uniti, si fanno dei focus group persino per capire qual è il colore della cravatta che deve utilizzare il candidato politico, perché
è la cravatta che può piacere di più agli elettori oppure no? Cioè, per capire quel tipo di cose. Quindi, sì, il candidato politico è diventato una merce, è la mercificazione del candidato politico. Sì, chiaro, perché non, le idee non contano più, conta solo la figura fisica, che deve emozionare, coinvolgere, mi pare, no? E Questa. questa, Prego. professor Tognoni, Sì. è una amara considerazione, no? Che io condivido. Sì, Però Mara, sì. la cosa che può invece consolare è il fatto che dopo essere eletti, e quello che conta è l'efficacia della tua politica. Se poi non sei un politico responsabile, efficace, cioè i tuoi votanti poi, come si è visto anche insomma recentemente in Italia, i votanti poi dopo sanno come regolarsi. Sanno poi fare le proprie scelte riguardo a chi ha utilizzato troppo questi strumenti consigliati dagli spin doctor e invece altri personaggi politici che invece insomma hanno Sì. Presentato più, come dire, se stessi e anche il loro programma, eccetera, in maniera molto più responsabile, e molto più corretta e onesta. Ecco, c'è l'amarezza, come diceva lei, che condivido, del fatto che poi alla fine allora i valori, il pensiero, la responsabilità, la serietà, eccetera, eccetera, contano meno. Sì, contano meno probabilmente nella campagna elettorale, però poi contano di più nell'operato politico. E allora alla fine, insomma, casca il palco. Eh sì, diamo ancora la parola al dottor Tirino se vuole intervenire e aggiungere qualcosa. Sono ovviamente d'accordo con quanto detto sia durante la domanda, dalle considerazioni successive e quanto espresso dal dottor Crisosto. Se dovessi consigliare un testo, Paul Richard ha scritto due testi sullo spin doctoring. Uno è Be Your Own Spin Doctor e il secondo è How to Be a Spin Doctor. E la cosa interessante ovviamente su cosa si basano queste decisioni per gestione delle campagne elettorali, perché tornando all'esempio dei social network, il caso Cambridge Analytica si basava proprio su un progetto di ricerca di Michael Kosinski, che era un progetto di ricerca in un centro di studi di psicometria, in cui con questo progetto, che era chiamato My Personality, venivano analizzati 6 milioni di utenti. E il sistema con applicazioni di algoritmi particolari, e poi sulla questione dell'algoritmica applicata alla comunicazione digitale in generale, come diceva il dottor Crisosso, si potrebbe fare più di un seminario a riguardo, però in particolare questo progetto arrivava a definire che con 10 like si sarebbe riusciti a definire la personalità di una persona sconosciuta come quella del proprio collega di lavoro, con 70 like addirittura come quella di un convivente, con 300 like come il proprio coniuge. Questa cosa crea una difficoltà, però al contempo apriva l'idea, nel caso appunto della diffusione, soprattutto ovviamente delle fake news. È interessante, per esempio, sono i dati dell'American Views Trust Media and Democracy della Knight Foundation, in cui viene detto che la maggior parte degli americani ritengono che sia difficile oggi stabilire quando si è ben informati su una campagna politica e determinare quali delle fonti di informazione mi stia dando la miglior
conoscenza sulla campagna politica di quel dato candidato, ma soprattutto la maggior limitazione è legata al tempo a disposizione che questi strumenti di comunicazione danno per qualsiasi gruppo di informazione. E quindi in generale noterete come sui social network non si ha quasi mai lo spazio per un feedback vero e proprio, per una fonte di approfondimento rispetto a una discussione politica. E questo ha portato buona parte di coloro che gestiscono le campagne elettorali a comprendere che sì, è vero, questo non è sufficiente, ma allora la soluzione potrebbe essere: restiamo in permanent campaign, cioè restiamo in campagna elettorale permanente, di modo da non scendere mai da questo grande palcoscenico della comunicazione continua politica senza poi il feedback e l'analisi per capire se quello che si è detto si trasforma in realtà, se ha il collegamento con la piazza reale. E quindi questo, per quanto mi riguarda, ciò che volevo dire. Certo, questo è giusto, quello che, anche perché non c'è tempo per la verifica e nessuno pare che abbia interesse a verificare se quello che è stato detto poi è stato mantenuto, se c'è coerenza. Il pubblico perché si dimentica, il protagonista politico perché non ha interesse reale, non gli conviene, e quindi non c'è modo di... Comunque, ecco, io devo purtroppo segnalare che il tempo è terminato, purtroppo, e noi su questi temi potremmo anche pensare di organizzare un seminario più avanti, diciamo, di approfondimento ulteriore, ma per adesso dobbiamo, come dire, salutarci, ringraziando il dottor Tirino e il dottor Crisosto, ringraziandoli moltissimo per la dedizione a questo, all'analisi dell'argomento che è stato proposto, e ringrazio naturalmente anche i partecipanti. Auguro ai due studiosi la prosecuzione delle loro ricerche, ecco, quindi di realizzare gli obiettivi che si sono prefissati. Ecco. Grazie, buona serata, arrivederci a tutti quanti. Grazie, grazie mille di tutto. Grazie.